Good morning, anche se direi più un pomeriggio perché qui sono le 2:20. Mister, master, maestro, o semplicemente, David Lynch, it's January 30th. 2022 and it's a Sunday here in Naples, 55 at around 10 Celsius. This means that è quella giornata veramente, 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 veramente fredda con questi giorni, in questo periodo, ma non come i picchi di ieri e l'altro ieri, in cui ci sono stati addirittura quasi 0 gradi, quindi freddo, ma non freddissimo, però come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa. Per capire perché, quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, come ripeto sempre, ma perché è impossibile, ma di combatterlo, quantomeno di combatterlo. Per quanto riguarda il video sui pensieri, non penso che lo faccio perché non ho nulla da dire oggi, credo. Solo che ringrazio Mr. Lynch per questo giorno 2 dei Weekend Projects e del Funwork Train, insomma, tutto il discorso su. Che fa veramente bel discorso. Ricambio quindi la fortuna per i suoi progetti e anche per i vostri qualora li avete. Anyway, as it just see from the window. Absolutely today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. Ma insomma va bene così perché fortunatamente in questo mese ormai si avvia la conclusione, mancano 2 giorni, li abbiamo avuti veramente per tanti giorni, quindi non ci possiamo lamentare. Sì, said this, so from the mythical window with the color of the curtain, vabbè, diciamo l'inquadratura la rende un po' più bella, ma ovviamente è brutta a causa dell'atmosfera. And it's a green roller shooter. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625. Have a great day, him, all the people who follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. Eventualmente il video sui pensieri è separato da questo, ma non credo di farlo, come ho detto, perché non ho nulla da dire oggi. Again, have a great day, him, all these people, and everyone too. Ovviamente, non dico le cose con enfasi, come sapete che in questi casi, quando il tempo è così, è inutile dirle con enfasi. Have a great day!